Gli attori sono più semplici di quello che sembra. Il salotto letterario ideato dall'artista Anna La Rosa alla Biblioteca Comunale di San Filippo del Mela si è aperto al cinema invitando il giovane regista Federico Maio, ideatore dell'agenzia cinematografica 23esima Strada. Un incontro coinvolgente dove il regista ha dimostrato il suo amore per il cinema dialogando e rispondendo alle domande del pubblico, da come è nata la sua passione, da come nascono i suoi film, dalle scelte delle trame, delle location, degli attori, ma anche delle difficoltà che un giovane regista di cinema indipendente può incontrare nel suo percorso di crescita. Parlare di cinema a 360 gradi nel proprio paese, che effetto ti ha fatto? È diverso dal solito, perché non è una cosa che si fa tutti i giorni, quindi è abbastanza bello e avere gente che ti ascolta e capisce quello che dici è importante, perché magari tu vuoi passare qualche messaggio che solitamente resta nell'aria. Sicuramente un incontro formativo anche per te, sentire le opinioni del pubblico. Per me e anche per il pubblico, perché abbiamo parlato di cinema in maniera diversa dal solito, quindi abbiamo visto gli aspetti, le difficoltà, il modo di realizzarlo, di realizzare un film indipendente, quindi questi sono aspetti che non tutti discutono, perché sono cose che solitamente restano chiuse all'ambiente alto cinematografico, invece noi siamo indipendenti e quindi ne possiamo parlare anche come se fosse con un fratello, ecco, e questo dà uno scambio. Due film meravigliosi come Malamuri e 2000 passi, soprattutto quanto è difficile per un giovane regista fare cinema oggi? Diciamo, da un punto di vista fattivo è facile, perché abbiamo molti strumenti rispetto a una volta, quindi oggi si può fare di tutto. Il problema sta nella difficoltà a poterci sostenere, sostentare, perché poi comunque devi anche pagare delle figure, non puoi fare tutto da solo, di conseguenza sta lì poi il problema. Il fatto di poter collaborare con altri, essere aperti e avere il budget per fare le cose bene, perché sennò divengono, diciamo, cose sempre raffazzonate e non puoi uscire con un'opera d'arte se non la sai fare, non la fai bene nel modo giusto. Federico Maio, che sta lavorando al suo terzo film dopo Malamure e 2000 passi, darà ancora una volta a tanti appassionati siciliani di cinema e teatro la possibilità di recitare in un film.